Guai a voi, dice Gesù a coloro che costruiscono i sepolcri, ai profeti, guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati e quelli che volevano entrare, a loro l'avete impedito. Guai è il contrario delle beatitudini, si trova in Luca, il guai nel quello che si viene chiamato il discorso della montagna o della pianura, a seconda che sia di Matteo o di Luca, perché è una contrapposizione tra buoni e cattivi, ma qui si tratta di uccisori della parola di Dio. In che modo? Allora, la parola di Dio è sempre stata caratterizzata non da un codice, ma dalla presenza viva di Dio che si fa vivo con Abramo e poi dopo si fa vivo con Mosè, si presenta, gli parla e non gli dà un codice, solamente i 10 comandamenti, ma continua a guidarli nelle imprese per essere liberati, per viaggiare, per muoversi, per entrare nella terra promessa, per sconfiggere questo o quel nemico. Tutto era diretto dalla parola viva del Signore. Così anche gli apostoli, Paolo vede il Cristo vivo, risorto, gli appare nella notte, gli dice: vai in quella terra, hanno bisogno di te, io voglio che tu vada là, c'è una missione per te qui, là. Siamo tutti quanti guidati da un Dio che è vivo, tant'è che gli ebrei dicevano: nessuno ha un Dio così grande e vicino. Quindi il modo per uccidere un Dio vivente è uccidere il profeta, perché è quella persona che Dio sceglie per parlare in modo vivo ed esprimere la sua volontà. E normalmente il profeta dice parole che bruciano, perché dice: non andare di qua, passa di là, non fare questo, altrimenti morirai, convertiti, cambia vita, io ti ho dato le indicazioni, dandoti la responsabilità, ecco i comandamenti, sono la mia legge, ma io sono sempre vivo con te, tu devi sapere questo, ma i profeti ricordano quando le cose vanno bene o vanno male o dove bisogna andare. Ecco allora che questa categoria di persone uccide la parola viva che si fa viva in uomini scelti come profeti e poi in qualche modo si dedicano allo studio della parola scritta per trovare il modo di sminuirla come se si trattasse semplicemente, se si trattasse semplicemente di un codice di leggi, di norme e basta, come se Dio fosse lontano, non vedesse e non potesse interagire col suo popolo. Costruire i sepolcri dei profeti, dice, in questo modo voi testimoniate che i vostri padri hanno ucciso i profeti e voi siete i loro figli. Ma costruire la tomba, il sepolcro, vuol dire fare un monumento che non è un monumento per la grandezza del profeta, perché il profeta che ancora noi oggi leggiamo, col suo spirito è vivo nei cuori. Se io gli faccio una tomba, con la tomba copro anche lui. Bel ricordo, è lì, c'era un tempo. Che cosa accade invece con Gesù che si trasfigura sul monte Tabor? Parla con i due più grandi profeti, simboli di tutti i profeti, che sono Mosè ed Elia, e con loro parla di quel suo movimento dell'esodo da questa vita, no? E era lì e stava per affrontare la sua Pasqua, la sua crocifissione. Questo è il profeta vivo, non è quello che è sepolto, nel sepolcro, che è dentro una tomba e non parla più. Come dire, ci mettiamo una pietra tombale sopra, che è anche un modo di dire, così sta zitto per sempre. Lo possiamo ricordare che è un profeta, che ha detto delle cose importanti. L'importante è che sia morto, quindi le sue parole non vivono. Mentre invece le parole del profeta, le parole di Dio, hanno una vita propria perché è parola di Dio. Quindi anche noi quando leggiamo il Vangelo o l'Antico Testamento, non è semplicemente il ricordo di qualcosa di antico e Dio chissà dov'è.
Questo è il sepolcro che noi rischiamo di costruire a coloro che ci hanno dato queste parole, ma che sono stati scelti come persone per la parola che non era loro, ma è di Dio. Quando invece noi, per fede, e qui cito la lettura di San Paolo ai Romani, che abbiamo appena fatto, per fede io credo quelle parole, queste parole mi vivificano perché nel momento in cui io le ascolto con fede, il Dio vivo opera dentro di me. Se leggo senza fede le stesse parole, la mia vita non cambia. Chiudo il libro, torno a casa mia e faccio le stesse cose che facevo prima. La fede dunque è quello che vivifica la lettera che altrimenti rimane morta. Questo è il modo di seppellire la parola di Dio, considerarla lettera morta e non parola di Dio vivente. Così i dottori della legge in questo modo hanno portato via la chiave della conoscenza, che è la chiave che fa comprendere ed entrare nel regno di Dio adesso con lo Spirito, dopo con tutta la nostra vita, ovvero credere in un Dio vivente che ci accompagna. Questa è la chiave della conoscenza. L'hanno tolta, nessuno entra di lì, solamente loro rimangono padroni di un testo, ma non entrano perché non hanno lo Spirito di Dio e sminuzzano la lettera, sminuzzano le parole, migliaia e migliaia di pagine di commento per ridurre a cose piccole, polverizzate. Forse qui Dio ha detto, là si credeva ma è una credenza umana. Queste qui non sono Vangeli scritti da, così si dice, da dei testimoni oculari, ma sono produzioni di comunità primitive che si sono inventate tutte. Ma dov'è allora la nostra fede nel Dio? Perché dovrei seguire una chiesa che dice, parla di cose che ha inventato altri uomini? Questo è il modo di togliere la chiave. Quando io invece ho la chiave della fede, perché amo Dio e credo che mi sta parlando, questa parola diventa viva e mi fa scegliere fra il bene e il male e mi conduce e mi aiuta a capire, perché c'è una conoscenza intellettuale viva. In più mi viene donato lo Spirito di Dio che mi dà la forza e la volontà di andare in questa o in quella direzione. Quante persone e quanti santi hanno scelto delle vite difficilissime ma gloriose davanti a Dio perché semplicemente hanno preso sul serio anche una sola frase del Vangelo. Ma se noi non le prendiamo sul serio, anche se le leggessimo tutte e sono tante, una volta chiuse è come aver letto un libro, un romanzo, un testo qualsiasi, non ci cambia. Perché l'approccio non è di fede. Solamente così noi recuperiamo quella chiave e leggendo il Vangelo e anche l'Antico Testamento che lo prefigura e lo prepara, noi entriamo in un'altra dimensione che è la dimensione stessa di Dio. E l'effetto è che il mio cuore comincia a ardere nel petto come i due di Emmaus, quando parlavano con Gesù risorto ma non lo avevano riconosciuto perché non credevano nelle sue parole e non credevano che nell'Antico Testamento, cioè nelle scritture, si parlasse di lui e della crocifissione. Non credevano. Quindi hanno Gesù di fianco risorto ma non lo riconoscono. E lui dice, stolti e tardi di cuore, così duri a credere, no? E cominciano a spiegare durante il cammino tutto quello che lo riguardava profeticamente nell'Antico Testamento. Quando arrivano alla locanda e si fermano perché ormai è sera, è la sera del giorno di Pasqua, rimani con noi, non ci ardeva forse il petto nel cuore quando ci spiegava le scritture, spezza il pane, lo riconoscono, scompare e ricompare intanto ai dodici che sono riuniti nel cenacolo, non abbandona nessuno, è il Cristo vivo che continua a vivere, risorto, non muore più ed è più vicino che mai a tutti quanti. E quelli di Emmaus tornano indietro, dico di Emmaus perché sono chiamati così questi due viandanti discepoli di Gesù che non credevano più, tornano indietro trasformati perché adesso credono. Si è aperta
la loro mente, sono aperti i loro occhi, hanno visto, perché in cuore ardeva il petto, cominciando a comprendere e a credere quello che Gesù gli spiegava, di nuovo tutto quello che lo riguardava nelle profezie e con lui si era avverato. Questo è il modo nostro di tenere in mano questo testo. Non è uno scritto e basta. È parola di Dio e Dio vive in noi attraverso queste parole in più, con l'Eucaristia che ci dona il suo Spirito. E con questo Spirito noi abbiamo la fede ancora maggiorata, ancora più forte. Signore, io credo, ma aiutami a credere, dice San Pietro, no? Allora, se vi dovessero chiedere in cosa credete voi, voi dovete rispondere: io credo nel Dio vivo che vive in me perché così ha voluto per mezzo del suo Cristo, con il suo Spirito, e mi nutre e mi guida ogni giorno. Non sono idee solamente. È una presenza viva in mezzo a noi, quello che il mondo non capisce. Sia lodato Gesù Cristo.